News Live. Filo diretto con l'informazione. Si è insediato il nuovo presidente del Tribunale di Bari, Alfonso Maria Pappalardo, già presidente del Tribunale di Brindisi dal 2015, designato lo scorso dicembre dal plenum del Consiglio Superiore della Magistratura. Pappalardo, 64 anni, ricopre l'incarico lasciato vacante circa un anno fa da Domenico De Facendis. Ha detto: "Spero di fare del mio meglio", a margine della cerimonia di insediamento. Poi ha continuato: "Le priorità", ha detto, "sono l'abbattimento dell'arretrato, la riduzione dei tempi dei processi e infine dare serenità e tranquillità all'ambiente". Alla cerimonia ha partecipato il presidente della Regione Puglia Emiliano, magistrato in aspettativa, e ha detto: "Quello che ci lega è un sentimento nato tanti anni fa. Il presidente Pappalardo è tra coloro che da sempre", dice ancora Emiliano, "mi hanno messo in guardia dalle insidie della vita pubblica ed oggi di tempo ne è passato in qualità di rappresentanti delle istituzioni e si fa il meglio che si può". Sfregiati il messale sull'altare, alcune tovaglie, i banchi e i paramenti dei sacerdoti nei giorni precedenti altri due episodi. Le immagini delle telecamere di videosorveglianza a disposizione dei carabinieri. Atti vandalici in tre chiese di Potenza. Si tratta della chiesa di Santa Croce, dove sono stati sfregiati messale sull'altare, alcune tovaglie, i banchi e i paramenti dei sacerdoti. Alcune telecamere hanno ripreso una persona mentre sembra stia danneggiando gli arredi nel luogo di culto. Dopo aver informato il vescovo, i parroci hanno consegnato il video ai carabinieri per gli accertamenti del caso. Episodi simili nei giorni scorsi erano già stati registrati nel capoluogo anche nelle parrocchie di Santa Cecilia e Sant'Anna. Scatta l'allerta gialla per la protezione civile per il rischio idrogeologico e per neve in Puglia. Domani sono previste nevicate al di sopra di 200-400 metri con locali sconfinamenti fino a livello del mare. Le nevicate potrebbero verificarsi nel Foggiano, nella provincia Barletta, Andrea Trani, Bat e in provincia di Bari. Già questa sera le temperature sono in forte calo, la protezione civile ha fatto scattare l'allerta gialla anche per il rischio pioggia per 12 ore, sempre a partire dalle 8 di domani. Contravvenzioni per oltre 7.000 euro per la mancata verifica del Green Pass sono state rilevate dai carabinieri durante controlli che hanno interessato bar, ristoranti, sale giochi e circoli privati di Matera e delle zone limitrofe. In particolare i militari hanno verificato l'uso delle mascherine da parte degli avventori e il controllo del Green Pass da parte dei titolari dei locali che in diversi casi era stato omesso. Lecce Melpignano Arnesano, sabato 5 marzo, nel centenario della nascita, prendono avvio in queste tre località del Salento una serie di manifestazioni itineranti dedicate a Pasolini e alle culture vernacolari del sud, che si concluderanno il 2 novembre, anniversario del suo assassinio, all'idroscalo di Ostia. Musica, parole, proiezioni, attività di cultura e spettacolo ispirate all'amore di Pasolini per il sud e ospitate dal comune di Melpignano e dall'associazione Marigold, su proposta del collettivo Ovadis dell'associazione Patract, patrimonio attivo in collaborazione con Officine Teatriches Salento, associazione La Putea delle Arti, associazione musicale Opera Prima e con il patrocinio del Dipartimento di Storia Società Studi sull'Uomo dell'Università del Salento. Il 21 ottobre del 1975, una decina di giorni prima di essere ucciso, Pasolini tiene al liceo Palmieri di Lecce la sua ultima conferenza. In quell'occasione interloquisce con il pubblico salentino sul tema del dialetto e del valore politico e esistenziale della cultura del patrimonio linguistico locale, in contrapposizione al genocidio culturale perpetrato, a suo avviso, da una cultura nazionale dominante e inquinante mossa da interessi di mercato e di consumo. News Live, filo diretto con...